Buongiorno, a chi c'è e a chi non c'è. Aspettiamo che mi sia dato il benestare perché spero proprio di vedere i commenti, ma sarà difficile. Allora qualcuno vedo. No, oddio, li vedo bene. Rosaria, ciao. Oh, Iva, subito ti sei messa in contatto, sono contenta, sì. Speriamo di rivederci presto. Presto. Ciao Rosaria, sono contenta perché avevo paura di non vedere i vostri commenti. Parte che dopo, lo sapete, vi rispondo dopo perché se vi vedo poi mentre parlo mi perdo il filo, sono vecchietta e dopo mi confondo. Ciao Antonella, ora vi guardo, vi posso guardare. Oriana, un bacio a te e alla mia Piacenza. Federico, ciao, pensavo tu stessi lavorando. Guarda che ce l'ho sempre, eh? Non lo tolgo più. Ancora un grande grazie. Bene, ciao Rossella, Roberta, Dani, ciao carissima, parlo di te dopo, Dani, oh, grazie Federico, ciao Antonio, ciao caro. Anche se mi guardi per 10 minuti sono già contenta. Sono contenta perché so che sarà contento anche il mio Gianluigi della tua attenzione. E anche Padre Pio sarà contento, ma oggi non parlo di lui, la prossima volta. Ah, sei qui per caso, sì, è il solito caso, hai ragione. Ciao Sonia. Brava Iva, sì, sono contenta che tu sia qui. Ciao Ornella. Brava Dani, sì, spero che tu stia bene. Sei riposata abbastanza? Sonia, Gianluigi è qui sicuramente. Come farei senza di lui? Senza i nostri ragazzi non siamo niente. Questo è per te, Roberta. Oggi parlo anche di voi, di Roberta, di Dani. Ciao Rosa cara, guarda, ti volevo scrivere, ti scrivo dopo. Ciao Marcello. Di Elga, perché siamo tutti un gruppo, quindi quello che succede. Ciao Ambra cara, non avevo dubbi che tu fossi qua. Oh, grazie Antonio, sì. Grazie. Certo, Antonella, puoi guardare anche dopo. Abbiamo tutti tante cose da fare, anch'io tante volte guardo le persone a cui sono legata e le guardo magari quando ho più tempo. Ciao Francesca. Ci vediamo a Tirrenia, certo. Ciao Giuseppina, la mia Marcella, ciao. La Marcella, anche voi vedete lì, no? È una mia carissima amica. E, vi racconto intanto che stiamo così aspettando le altre persone, un piccolo aneddoto, non piccolo, ma molto molto importante. Io iniziavo a fare la scrittura e non avevo nessuno che mi aiutasse, che mi consigliasse, perché diversi anni fa si parlava molto poco di questi argomenti, no? E c'è Silvia. Oh Silvia, non senti? Sì, ho visto, sto già rispondendo. Grazie, ciao.
Si vede che Silvia si è accorta ora. E allora Gianluigi mi diceva alcune cose, però io ero sempre molto incerta perché non avevo nessun confronto, non sapevo, poi ero immersa nel dolore, quindi capivo proprio poco. E Marcella cercava di aiutarmi, mi dava dei libri e io li restituivo e gli dicevo non ci capisco niente. E quindi un giorno mi disse: chiedi a Gianluigi, di un suo amico più o meno dell'età di Gianluigi, sui 20 anni, che aveva avuto un incidente ed era andato nell'oltre un mese prima di Gianluigi. E allora ho detto: ma io non ho mai provato, proverò. E Gianluigi mi scrisse una parola che io assolutamente non capivo. Sicché chiamai la Marcella e disse: Marcella, guarda, mi è arrivata questa parola, però perdonami perché io non so neanche quello che significa, che perché è arrivata quella parola. Lei prese la porta, andò via di corsa, sicché ci rimasi malissimo e disse: ma accidenti, che cosa mi avrà mai fatto scrivere Gianluigi? Dopo un quarto d'ora ritorna con una cartolina. E su questa cartolina mandata da questo suo amico c'era questa parola, che era una parola convenzionale tra di loro. E quindi lei è stata veramente la mia Marcella, la prima che mi ha dato proprio la fiducia, che io veramente ero in contatto con lui, che veramente era lui che mi parlava. Quindi vedete come ci si aiuta tutte una con l'altra ed è bellissimo. E allora, visto che siamo qui, Maria Teresa, ciao cara Maria Teresa Russo, ciao, un bacione. Poi le altre vi guardo dopo. E allora allarghiamo come sempre il nostro saluto, non lo dimentichiamo mai. Incrociamo le braccia, ringraziamo Dio per essere tutti qui riuniti. Ringraziamo Gianluigi e tutti i nostri cari che sono nell'oltre, che sono nella porta accanto e sono sempre con noi. Ciao, Vero, Graziella, tu c'è un bacione grande. Sì, Roberta, vedi, ci aiutiamo tutti. E questo è il segreto, e questa è la cosa meravigliosa, che basta pochissimo per dare un aiuto a un'altra persona. Basta avere la consapevolezza che se facciamo le cose con amore, tutto va bene, tutto, qualsiasi cosa, anche la più piccolina. Allora, grazie a tutti i nostri angeli che saranno qui con noi stasera, oggi. Ricordatevi questo gesto di farlo anche durante la giornata. Un bel respiro e incrociamo le braccia sempre, perché è un gesto meraviglioso. Gli date il significato che volete. L'altro giorno pensavo, mi era venuta in mente una cosa, no? I primi tempi in cui scrivevo con Gianluigi e lui mi dava le prime indicazioni, i primi insegnamenti, e io dicevo: Gianluigi, è difficile. Perché se io fossi sola, isolata, potrei anche fare delle cose, ma se devo agire con delle interagire con delle altre persone, dopo le altre persone condizionano la mia vita. Ciao Rita Alma! E ogni tanto mi scappa l'occhio. Interagendo con le altre persone limitano il mio agire. E questo pensiero vi dirò che non è stato facile cambiarlo, perché noi prendiamo, almeno io, parlo per me, prendiamo sul personale le azioni degli altri. E poi pian piano col tempo, e con la fatica di Gianluigi che mi ripeteva sempre le stesse cose finché non mi sono entrata in testa, che gli altri sono la nostra opportunità. Perché se noi non interagiamo con gli altri, come facciamo a imparare? Se una persona
non ci stuzzica. Se una persona non ci dice una parola storta, come facciamo a mettere in atto la comprensione? Come facciamo a mettere in atto il perdono? E se nessuno ci ferisce, come facciamo a perdonare? Non si può. Come noi nel Padre nostro chiediamo perdono a Dio che ci perdoni e così perdoniamo gli altri se magari ci feriscono, no? Come Dio, poi chiediamo aiuto perché perdoni noi. Quindi il rapportarci con gli altri è fondamentale sempre e tutto quello che ci succede dobbiamo sempre dire la famosa frase perché è successo questo, che cosa ho da imparare. Gianluigi poi ci suggerisce sempre, e io la trovo importantissima, ci suggerisce sempre di scrivere. Di scrivere, non vi dico tutti i giorni, ma insomma quello che ci succede, come abbiamo reagito a una certa situazione, perché la situazione accade, sta a noi poi decidere se reagire in un modo o reagire in un altro, perché è quella la cosa fondamentale. Le cose succedono per dare a noi la possibilità di scelta. Perché se non succedesse mai nulla, se la nostra vita fosse piatta, a parte che sarebbe una gran noia, ma non potremmo mai imparare assolutamente nulla. Invece se noi scriviamo anche le nostre fragilità, le nostre debolezze, che cosa dobbiamo superare, quali sono i nostri ostacoli del nostro carattere, come dobbiamo affrontare le persone con le quali appunto interagiamo. E secondo me questo è veramente fondamentale, come se noi dovessimo fare due colonne, anche una del dare e una dell'avere, che devono essere sempre in equilibrio, dice Gianluigi, perché se la colonna del dare noi la riteniamo più abbondante di quella dell'avere, già questo non siamo in equilibrio, ma perché molte volte non riusciamo a capire quando riceviamo. Io vi dono le parole di Gianluigi, indipendentemente dalle vostre reazioni, che a volte sono anche troppo grandi, penso sempre di non meritarle, perché io vi dono solo quello che è stato donato a me. E io sono già felice di poterlo fare. Quindi la mia gioia, il mio ricevere è già insito nel momento in cui io do. E l'altro è quello che ricevo dopo è anche di più. Vedete, mi circondo, muovo subito io. Bacio a tutte voi. E poi a volte noi diamo che so io a Giuseppina e pretendiamo che Giuseppina ci ridia altrettanto. No, magari riceviamo da Carla, da Maria. E se noi scriviamo, ci rendiamo conto che quello che abbiamo dato all'una non necessariamente ci deve arrivare da lei, magari ci arriva da un'altra parte, da un'altra fonte, da un'altra persona, ma arriva in modo che le due colonne siano sempre in armonia. Perché se le colonne sono pari, noi, l'armonia è nostra, del nostro cuore, della nostra, abbiamo, la nostra pace interiore, la nostra mente rilassata e siamo, come si suol dire, felici. E a proposito di questo, vi leggo, una cosa detta da Gianluigi, che c'è presso a poco anche nel libro, questo proprio per insegnarci. Gianluigi dice: per me sei una fanciulla, anche se ti ho tradito, perché di me hai avuto dolore.
Ma ricordati che questo tradimento è la mia più grande prova d'amore, perché attraverso questo mio desiderio di essere di espiazione per te, tu hai raggiunto l'apice della conoscenza. Devi pensare non che ti abbia portato dolore, ma fede, e quindi chiamami il tuo angelo di fede, il tuo anello di congiunzione. L'anello di congiunzione che congiunge due mondi, due vite, due persone. Ecco, questo spiega esattamente, Gianluigi, il significato del dare e dell'avere. Quindi dobbiamo sempre meditare e non sentirci mai sconfitti. A volte sì, possiamo parlare con una persona del percorso che stiamo facendo e magari quella persona non ci ascolta, non è pronta e quindi pensiamo di aver dato nel vuoto. A prescindere che abbiamo sempre buttato un seme e non sappiamo poi quando e come questo seme germoglierà, perché può darsi che questo seme stia in stand-by per un po' di tempo. E poi questa persona avrà altre opportunità per farlo germogliare. Però, quindi non dobbiamo rimanerci male, perché in quel momento quella persona vuol dire che non è pronta, ma tu devi essere felice di averlo fatto, perché l'hai fatto con amore, l'hai fatto per aiutarla, per darle un dono. Se lei in quel momento non è stata in grado di riceverlo, la tua anima sì. Tu hai fatto una cosa bella per la tua anima. Quindi vedete che la colonna dipende da noi che sia in equilibrio o meno, dipende dal valore che diamo alle cose. Quindi aiutiamo sempre, che non sbagliamo assolutamente mai. Siamo proprio qui sulla terra per trasformare il dolore in amore, quindi cerchiamo di aiutare sempre e di fare cose buone e di riempire, Gianluigi dice, la nostra borraccia sempre di speranza, di sapienza e a volte la possiamo riempire anche di delusioni, di amarezze. È sempre la nostra vita, è sempre il nostro percorso. Quindi, in questa borraccia che poi può corrispondere alla nostra mente, mettiamo ogni giorno una goccia d'amore sotto svariatissime forme. Lo sapete che Gianluigi dice anche quando andiamo per strada, anche in silenzio, perché mi dice, mamma, ti vergogneresti a dirlo, quindi farlo mentalmente. Se sfiorate una persona, se incrociate una persona, che sia in macchina, che sia in bicicletta, che sia a piedi, mandategli un pensiero d'amore. È sempre un arricchimento per la vostra anima se lo fate sinceramente, se lo facciamo col cuore. È un piccolissimo gesto che non ci costa assolutamente nulla. Quindi, anche questo è bello scrivere anche, magari in un quaderno a parte, vero Federico? Che abbiamo tutti diversi, io ho i quaderni per una cosa, un quaderno per un'altra, per non dimenticare. Io ho un quaderno dove dall'inizio ho incominciato a scrivere i messaggi che ho avuto attraverso altri medium. Quello che mi ha mandato Gianluigi dall'oltre e che ogni tanto vado a rileggere. E a distanza di anni dico, guarda, mi aveva detto questa cosa che allora non avevo capito e ora la ritengo straordinaria. Quindi, perché anche quando vedete un cuore, fate la foto, no? Ma scrivetelo.
Il tal giorno ho ricevuto questo cuore per terra, l'altro giorno l'ho visto in cielo. Perché tutte queste cose, in un momento in cui siete giù di morale, le andate a rileggere, vi danno una gioia immensa. Dite sì, perché devo essere giù di morale? Che dall'oltre ci mettono tutta la buona volontà per poterci aiutare, per poterci confortare. Quindi andarlo a rileggere è sempre un grandissimo aiuto, perché la nostra mente è labile, ci sembra di ricordare, ma invece a volte no. Ora vi leggo, oggi ho alcune cose da leggervi, perché sono talmente belle che raccontarvele non vorrei sciuparle. Sempre inerente un po' a quello che vi ho detto ora, questa cosa Gianluigi me l'ha detta, ora vi dico. Nel 2005, non male, eh? Nel 2005 me l'ha detta. Allora, ora si rivolge a me, quindi pensate che questa cosa non sia solo per le mamme la dovete ascoltare ad occhi chiusi, così vi concentrate pensando che ve la dica un vostro figlio o una vostra figlia. Però potete pensare che ve lo dica una mamma, un papà, qualsiasi persona cara, che vi è cara che è nell'oltre. Tanto quando parlano la verità è una. E quindi lui mi dice: mamma, io ti amo. Io ti adoro, ti voglio bene. Risplendi di luce tua, di fulvida luce tutta per te. Questa luce che ti sto dando stasera significa che ti do la grande, grandissima fede, la speranza, la felicità. La felicità del cuore, dell'anima, della mente. La grande felicità è quella illuminata d'amore e di fuoco. Fine di un travaglio, di un passaggio, di una vita. Fine che vuol dire anche principio. Quindi è un'unica cosa. Quindi non esiste la parola fine. Di ogni cosa c'è il suo principio ed il suo completamento. Cioè, avete completato una fase, una passione, ma avrai ancora tante opportunità per godere tutte le porzioni della torta in tutti i suoi gusti a completamento finale della tua fame. Riceverete tutto il nutrimento quando arriverete alla fase finale e riuscirete a vedere tutto il cibo che Dio vi ha elargito. Amore, ordine, sapienza, potenza, intelligenza, immaginazione, tutti i doni che Dio ci ha dato. Vedi quante cose quella torta comprende? Uno spicchio, una meraviglia, collegata ad un'altra meraviglia. Una grande torta che comprende tutto quello che hai fatto nella tua esistenza, che hai dato, imparato e ricevuto. Tutto questo concentrato in quel gâteau di amore e di luce, sapientemente adorno di rose, di fiori, di spezie che sono la fragranza e il profumo. Guarda ora con amore, con altri occhi, questo grande dolce che ti è stato dato da Dio. Ogni volta che hai avuto un boccone amaro, puoi rimpiazzare con una fetta di quel dolce che hai in serbo. Ogni volta che la tua mente è afflitta e ti senti la bocca amara e la gola secca, pensa a quella torta d'amore e mangiala. Quella torta è la tua vita. Non ti voglio, mamma, ingarbugliare, ma regalare la speranza e la dolcezza della vita. Ancora una volta le cose sono due, messe insieme. Una vita dolce per dare dolcezza alla tua mente, alla tua persona e alla tua anima. Metti pure del pepe quel giorno che non hai voglia di mangiare dolce. Mangia pure pepato, ma impara a gustare per ultimo il dolce.
in qualsiasi circostanza della tua vita, alla fine arriverà la dolcezza. Vi è piaciuta? Vedete, quindi, se voi scrivete le cose belle, anche quelle sono fette di torta che avete in serbo, no? E da tenere proprio, quindi se un giorno siete giù di morale, scusate, volevo leggere una cosa. Ah, Maria Luisa, ho ricevuto un tappeto di rose. Grande gioia per grandi dolori. Bello. Bello, Maria Luisa, vedi? Non dimenticarlo mai quando sei triste, quando non stai bene. Brava, visto Roberta Moretti? I doni che ricevi li trascrivi in un diario. Bravissima. Visto che qualcuno di voi già lo fa, sì, in quanto lo farete, chissà, io ve l'ho risuggerito perché magari a volte quando si ricevono tante informazioni, magari qualcosa sfugge, no? E quindi è bene risuggerire le cose anche tra di noi, no? Proprio perché e raccontare anche le esperienze. Ciao Marilena, sì, guardami pure dopo, lo so che tante di voi lavorano. Un abbraccio di luce da Rosy, grazie carissima. Brava Maria Luisa che l'hai fotografata, mettila, così si può guardare, no? Ciao Graziella. Ah, Vera di Rosy, ti sei commossa, è vero che è stato bello questo messaggio che ha detto Gianluigi, sì. Graziella, guarda, che ho le perle. Lei lo sa cosa voglio dire, che Gianluigi una sera ci ha regalato le perle. A ciascuna di chi ascoltava ha regalato le perle. E Graziella, che aveva delle perle della suocera, credo, o della mamma, non mi ricordo più, e non portava mai le perle, le ha tirate fuori per metterle. Ciao Graziella cara. Oddio, che ho fatto? Ah, e si toccò qualcosa, Dio. Brava Maria Teresa, fallo, sì. Nicoletta, ciao. Maria Assunta Troppiano, ciao. E allora, di che parliamo ora? Ah, leggevo qui un pensiero che Gianluigi dice: spesso non sei sicura di te stessa perché leggi solo le prime pagine del libro della tua vita. Impara a leggere dal primo all'ultimo capitolo prima di progettare. Abbi la pazienza di leggere prima di ascoltare dentro di te la strategia che devi scegliere per un'eventuale decisione. E già, dice di non avere fretta per imparare. La pazienza è una gran virtù. Certo, siamo tutti a livelli differenti, no? Sia di conoscenza, di tutto, perché abbiamo tutte vite assolutamente differenti. E non dobbiamo mai... Non abbiamo percorsi uguali, quindi siamo tutti differenti perché dobbiamo fare tutte esperienze differenti, no? Però ci sono dei punti chiave che ci uniscono. E la mia amica Elga prima mi ha detto, mi ha mandato un piccolo video bellissimo dove dice: se ci approcciassimo alla vita e alle cose che facciamo sempre con un sentimento di amore, non ci sarebbe bisogno di imparare nient'altro. Ed è assolutamente la verità, perché l'amore, come gli ho risposto, è l'aria che respiriamo.
Quindi se noi qualsiasi cosa che facciamo, la facciamo con amore, non abbiamo bisogno né di perdonare gli altri né di perdonare noi stessi, non abbiamo bisogno di comprendere perché comprendiamo. Certo è che non ci si riesce sempre, a volte si zoppica, a volte ci si riesce e a volte no. Dovremmo proprio svegliarci al mattino con questo pensiero nella testa, agiamo con amore, facciamo tutto con amore. E questa è la preghiera, basterebbe questa nell'arco della giornata. Per rendere anche la giornata più felice per noi, per essere proprio più in armonia, più tranquilli. E, infatti, guarda, Gianluigi dice che il nostro libro, io lo chiamo nostro perché è anche un po' di tutte voi, che l'avete tra le mani, che lo apprezzate. Lo potete chiedere anche oltre a me su Messenger, ma lo potete chiedere alla Feltrinelli, al Giardino dei Libri, su Amazon. E poi lo sapete che io do tutto in beneficenza. Recentemente, mi piace dirlo perché sono soldi vostri, ho contribuito qui a Viareggio a un che si creasse un. Come si chiama? Dei giochi per i bimbi con dei problemi. È roba vostra, quindi è bello condividerla, no? Perché ogni tanto, secondo me, va bene avere un sano orgoglio per quello che facciamo di buono, perché non ha niente a che vedere col darsi delle arie, di ritenersi superiori, nessuno di noi è superiore. Siamo tutti qua che facciamo tutte le nostre fatiche per salire un piccolo scalino, un altro piccolo scalino. E quindi se a volte siamo soddisfatti e contenti per aver fatto qualcosa di buono, è un orgoglio giusto, sano, bello. E, anzi, averlo vuol dire che abbiamo la consapevolezza di aver realizzato quello che ci è stato insegnato e di donarlo a Dio, no? Mi sembra una cosa bella. Anche se ora parliamo di soldi, parliamo di cose, è una cosa buona, bella condividerla, no? Io l'ho fatta al posto vostro, voi mi avete mandato i soldi del libro e io con quelli ho fatto questo. E perché non dirvelo? Mi sembra una cosa bella. No, sapete perché? Quasi quasi mi giustifico, perché quando si parla di soldi, sugli argomenti spirituali, è sempre una cosa molto difficile. Ma ogni cosa ha il valore che noi gli diamo. E se uno con i soldi ci fa delle cose spregevoli, i soldi sono spregevoli. Se noi con i soldi ci facciamo delle cose buone, i soldi diventano cose buone, è tutto lì, come tutti gli altri oggetti, no? Non dobbiamo considerare una cosa buona o non buona a prescindere, dobbiamo, alla Feltrinelli, allora lo dirò alla casa editrice, Dindara, lo dirò, prova su Amazon, perché Amazon so che è stato rifornito. Comunque, Tindara, ti ringrazio perché lo dirò alla casa editrice. A proposito, Tindara, a Milano, l'8 di dicembre, poi ti saprò dire l'ora, credo nel pomeriggio, ma poi ti puoi informare, alla libreria esoterica in Piazza dell'Unione vado a presentare il libro ed è una cosa molto, molto bella. E questo con un grazie immenso a Gaetano perché è stato lui che ha promosso questa cosa, ha fatto sì che io
andassi a Milano a presentare il libro. Sono molto felice di questo, molto, perché si sta proprio realizzando tutto quello che Gianluigi ha detto, questo libro. Perché ha detto che avrebbe avuto le ali, Gaetano, che non sapeva nulla, mi ha detto: ho visto il tuo libro con le ali, e ora, grazie a lui, l'8 di dicembre lo presento alla Anima, alla libreria esoterica a Milano in Piazza dell'Unione. Quindi Tindaro, spero proprio di vederti. E niente, ora abbiamo parlato del nostro libro che Gianluigi, lo sapete, chiama un libro d'amore casalingo, fatto a sei mani, perché lui in primis, Concetta, che ha ricevuto tutti i messaggi di Gianluigi, che sono in questi quaderni, che sono preziosissimi. Ecco, hai visto la Tindaro? Ci stavo pensando se mai saresti venuta a Milano. Vedi che ci siamo incrociate col pensiero. Vedi l'energia come va. E pensate come va l'energia. A proposito, Tindara, io avevo pensato di parlare delle guide. E poi vi dico la casualità, no? Avevo pensato di parlare delle guide, perché a volte abbiamo paura di essere soli, specialmente quando scriviamo, quando facciamo metafonia, quando qualcuno di voi prova a fare metafonia, oppure nell'arco della giornata, no? Che pensiamo, specialmente noi mamme, che pensiamo ai nostri figli, chissà dove sono, e invece no, sono da noi. Sono da noi, non li vediamo, perché abbiamo degli occhi terreni, ma sono con noi. E soprattutto abbiamo accanto a noi Dio nella sua immensa generosità, ci ha messo al fianco dalla prima volta che siamo venuti sulla terra, ci ha donato una guida. Una guida che non ci lascia assolutamente mai, vita dopo vita. La guida è per sempre. Ad esempio, la mia amica Concetta, quando nel gruppo parla, la guida del gruppo è Gianluigi, e io penso che nel gruppo nostro sia sempre Gianluigi che ci guida, perché troppe sono le casualità, perché voi sapete che tante volte viene anche da voi Gianluigi, quindi è veramente la nostra guida. E Concetta, nel nostro gruppo viene Gianluigi perché è la guida del gruppo, poi viene questa entità molto molto elevata, che si chiama Amon, ed è la guida personale di Concetta. È successo come a te, Roberta Rossiello, se dico il cognome perché di Roberta ci siete in due, perché questo, come il tuo Amilcare, così Amon era stato un faraone che aveva governato il suo popolo in maniera molto ottusa, senza amore, proprio prevaricando sulle persone, esigendo solo devozione da parte loro e non dando niente in cambio. Quando è arrivato nell'oltre, ha dovuto fare i conti con se stesso, e quindi ha dovuto lavorare tanto, farsi aiutare per capire tutti i grandi errori che aveva fatto, e a seguito di questo ha dovuto rincarnarsi non una, ma due, ma tre, tantissime volte, e ha sofferto tanto
per essere stato così cieco la prima volta, perché poi nelle vite successive ha dovuto subire man mano quello che aveva dato agli altri per la legge sempre del dare e del avere: se fai del male ricevi male, se fai del bene ricevi bene. Una legge universale, no? E quindi quando Concetta parla, a volte viene questo sua guida Amon, poi magari viene suo marito, poi magari lo sapete, è venuto Padre Pio, è venuto Teresa di Calcutta, è venuto San Francesco, il nostro ricco, sì, il nostro gruppo è sempre stato visitato da tante persone eccellenti che ci hanno dato dei messaggi strepitosi. E quindi questa guida che tutti noi abbiamo non ci deve mai fare sentire soli. Molti di voi stanno imparando o la metafonia o la scrittura, no? E se voi dovete essere sicure di voi stesse, non avere paura, non lasciatevi influenzare dalla parte di voi che è sempre barcollante, no? Perché non vede, perché non può usare i sensi, e quindi si arriva al messaggio mentale: pensate che non sia vostro. Una volta una mia amica mi disse, che dicevo: ma sarò io o sarà Gianluigi? Mi disse: certo che hai una grande autostima di te. Io non ti giudico così brava da poter scrivere certe cose, e aveva ragione. E mise a ridere: hai ragione, come potrei io scrivere delle cose così importanti che 2 minuti fa non le sapevo? E noi abbiamo, quindi fidiamoci della guida che abbiamo. E ci sono dei momenti magari che state fermi, che non scrivete, perché magari siete un po' scombussolate, non siete proprio. Ah, vai Roberta cara, vai, vai. Certo, ciao cara. Dopo mi dici, in privato, Tindara, cosa ti è successo. Quindi abbiate fiducia nella vostra guida, che è sempre lì, non vi lascia mai. Ed è quella che vi dice quando pensate di fare una cosa, ed è quella che nel silenzio vi dice: sì, no, no, sì, no, no. E ascoltatela, mettete in silenzio, ascoltatela, perché lei vi parla. Siamo noi che siamo distratti da mille cose e un po' ci crediamo sì, ciao Daniela, e un po' ci crediamo no. E, non tutte, vi posso guardare, ogni tanto mi scappa l'occhio. Poi vi saluto dopo. Quindi ci verrà, quando anche noi andremo nell'oltre, sicuramente accompagnerà i nostri cari, però la nostra guida che ci ha accompagnato in tutti i nostri percorsi si mostrerà e ci farà fare il tragitto, ci farà passare attraverso questo tunnel per andare verso l'immensa luce. Per andare, come dice Gianluigi, sulla soglia del mare dell'amore. Bella questa espressione. Quando andremo di là, ci accompagnerà alla soglia del mare dell'amore. Bellissimo, perché andremo nell'amore. E non dobbiamo avere paura, noi tutti che ascoltiamo, che leggiamo, che cerchiamo di migliorare giorno per giorno, che cerchiamo di fare questo percorso che io non chiamo di religione, ma un percorso di elevazione dello spirito. E cerchiamo di dare ogni giorno il meglio di noi, ogni giorno un pezzettino, senza fare salti mortali. Santi non diventeremo. Perfetti non diventeremo in questa vita, però se col cuore ci sforziamo, se proviamo l'emozione, il desiderio vero
di avere questo amore verso Dio per portare a lui dei doni. In un piatto d'argento una volta mi disse Gianluigi, ma cerca di portarglieli in un piatto d'argento i tuoi doni, perché l'argento è prezioso, no? Per dare valore. E quindi facciamo i nostri piccoli sforzi con tanta umiltà. Non sciupiamo mai la nostra mente con dei pensieri che non servono, non vi dico proprio cattivi, ma inutili, ecco, diciamo così, inutili. Teniamo alta la nostra energia. Ora vi dico una cosa scherzosa, che una volta eravamo nel nostro gruppo, no? E avevamo detto le preghiere, ci accingevamo a spegnere le luci in modo che Concetta si concentrasse, e a un certo punto la mia amica Giovanna disse: ma sai, quella persona l'ho mandata a quel paese perché mi sta proprio sulle scatole. E finita lì. Poi la Concetta ha incominciato a parlare, e a un certo punto Gianluigi dice: cara Giovanna, se vuoi mandare a quel paese qualcuno, perché a volte succede, cerca di mandarglielo con gentilezza e non con tutta la rabbia che avevi stasera, che non serve a niente. La rabbia è tutta tua. E quindi manda a quel paese le persone, ma mandagliele con gentilezza. Sicché si rise veramente tanto, perché mai più si immaginava che lui rispondesse a quel messaggio, a quella frase detta così. Ora vi voglio leggere una cosa molto bella, perché oggi vi ho appena finito di parlare della guida, no? E tra ieri e oggi ho ricevuto tre messaggi da tre di voi che siete qui ad ascoltare, avete incominciato, specialmente tu Roberta, che ora non ci sei ma mi riscolterai dopo, un po' con me, no? Mi ricordo, ti avevo fatto il disegno e ti avevo mandato la foto di come si tiene il braccio quando si scrive. E a volte ti sei fermata, a volte eri stata delusa, però io ti ho sempre spinto e sei sempre andata avanti, e ora sei partita alla grande. E mi piace condividere, oh cara, sì, se vi do, sì, vera, hai ragione, non sempre riusciamo ad essere serene, però ti ho detto, cerchiamo di avere delle escamotage, di andare a cercare la fetta di torta, di chiudere gli occhi e sentirli che li abbiamo qui vicino. Ecco, ora, cara Vera, ti leggo queste cose che sono arrivate tra ieri e oggi. Ho il permesso, di leggerle, perché non vorrei violare la vostra sensibilità, insomma, no? Sono cose vostre. Allora, Roberta, che ha come guida questo Amilcare di cui vi parlavo prima, perché anche lei è sempre piena di paure. Beh, tutti abbiamo un pochino di paura perché noi siamo terreni, e quando il messaggio, sia per scrittura che lo so, o sogni, ti arriva mentalmente, non hai il controllo. Ciao Lorena. Comunque Roberta ha ricevuto questo messaggio che serve a tutti. Mia dolce donzella, sono anche spiritosi. Di cosa hai paura? Il mondo dell'oltre non vi abbandona mai. Questo per dirvi le coincidenze, che io avevo pe pensato di parlarvi della guida proprio per incoraggiarvi a non avere paura, e in contemporanea mi arrivano questi messaggi. Il mondo dell'oltre non vi abbandona, siamo sempre con te e con voi. Facciamo tutti parte della stessa matrice, siamo energia
e seguiamo ognuno di voi, passo passo, e nel frattempo seguiamo la nostra evoluzione. Evolvendoci, ci distacchiamo dal vostro mondo, ma la memoria di chi abbiamo amato non svanirà mai. Lo so che per voi è dura, ma se solo per un attimo poteste vedere cosa c'è oltre quel velo, sareste felice per i vostri cari. Ecco, pensate davvero questo, che il nostro amore deve essere così grande, vero Federico? Così grande, di pensare che i nostri cari di là sono felici, la tua Rachele è felice, state facendo il percorso insieme. Dovete proprio avere questa sicurezza che chi è andato nell'oltre prima ci è andato per aiutare noi. Io ve lo dico sempre per darvi speranza, perché se Gianluigi non fosse andato via, io non potrei aiutare nessuno, non potrei dire le sue parole a tante persone, non potrei essere stata aiutata a piangere un po' meno. Qualche volta si piange ancora, è uno sfogo anche del fisico, è tanta malinconia. Quando io vedo gli altri miei figli con i nipoti, dico chissà lui, sarebbe stato qui anche lui con i suoi figli. Siamo terreni, è umano, ma è un conto la malinconia, il pianto di amore, un pianto dolce, che è diverso dalla disperazione. Cercate di non mettere più messaggi di dolore profondo, perché li facciamo soffrire. Loro vivono nella gioia, sono così felici. Perché dobbiamo fare in modo che loro scendano al nostro livello e vederci piangere? No, dobbiamo far sì che loro, scendendo al nostro livello, ci vedono anche qualche volta sorridere, incrociare le braccia, abbracciare, dire grazie per quello che ci donate. Ora finisco, scusate. Vi ho detto quello che provo io, insomma. Lo so che per voi è dura, ma se solo per un attimo poteste vedere cosa c'è oltre quel velo, sareste felici per i vostri cari. Immaginate una sorgente di acqua viva, la limpidezza, quel dolce rumore dell'acqua che vi purifica. Amatevi, fratelli cari, amatevi e amatevi. Ora questa invece è di Dani, che è bellissimo. Dani si era coricata per riposarsi un momentino e sentiva dalla parte destra un leggero movimento e non riusciva a capire cos'era. E poi, come nel dormiveglia, credo, non so bene se ho capito giusto così, Dani, comunque. Era nel dormiveglia che sentiva questa presenza, proprio l'occhio che, come se vedesse qualcosa, ma non era chiaro. Dopodiché fa la scrittura e il suo Andrea gli dice: ero io, mamma, vicino alla tua testa, ed un giorno riuscirai a vedermi. L'amore che hai per me è così forte che supera i limiti delle nostre diverse dimensioni. Hai aperto il terzo occhio con la forza del tuo amore. Nel tuo cuore c'è tanto amore che riesci a superare tutte le barriere. Mi vedrai ancora meglio perché mi ami così tanto che sei cara a Dio, ed è per questo che sei pura luce. Ecco, è questo a cui dobbiamo arrivare. Perché lei offre tutti i giorni, Dani, anche la sua sofferenza fisica a Dio. Quindi offriamo la nostra sofferenza a Dio per i nostri figli. Il nostro amore deve proprio andare oltre i limiti terreni, oltre. E se le persone poi ci vedono sorridere, ben venga. E dobbiamo riuscire a provare la gioia di avere avuto dei figli così speciali, perché noi abbiamo dei figli speciali e non è un privilegio di tutti, anche se non li abbiamo qua. Elga invece è bellissima, perché lei è straordinaria. Nel sogno lei si ricorda che nel sogno lei continuava a dire
adesso ho capito, come una nenia, no? Adesso ho capito, e però non riuscivo a capire cosa aveva capito. E poi, a un certo punto ho incominciato a vedere qualcuno che gli insegnava qualcosa. Gli faceva vedere come un ologramma e gli diceva: devi capire una cosa. E gli faceva vedere la terra e sopra la terra tutti i vari strati che ci sono, no? Della terra, delle nuvole, eccetera. Percepiva che un'entità superiore gli diceva: siamo solo di là, scendiamo per aiutare. È un dare continuamente ed è un ricevere continuamente, perché si nutrono anche loro dell'amore che danno a noi. Facciamo parte di tutto questo, anche di quello che c'è dentro la terra, cioè degli uomini, no? Non c'è nulla che ci sfugga. Siamo qui, siamo qui adesso e sempre. E allora lei dice, sempre nel sogno: dobbiamo aprire la porta. Sì, è così. Noi siamo qui e diamo consigli, solo consigli, perché tutto è tutto. E noi non siamo separati. E allora lei risponde: ho capito. Cioè, loro ci danno dei consigli, poi le scelte sono nostre, ovviamente, no? Però loro ci sono sempre. Quindi, visto, vi ho parlato della guida e loro tre mi hanno mandato in contemporanea tra ieri e oggi questi tre messaggi, che il contenuto è poi sempre lo stesso, perché il contenuto, cercavo una cosa da leggervi, è lo stesso, nel senso che dobbiamo proprio arrivare alla consapevolezza che sono qui. Quindi la disperazione dobbiamo allontanarla, e la rabbia dobbiamo allontanarla, perché loro sono qui, e se sono andati nell'oltre, sono andati via prima di noi per aiutare noi ad essere più consapevoli, a fare più gradini verso Dio, per essere più felici di là. E mentre aiutano noi, è uno dei compiti che loro hanno, no? Tante volte mi è stato chiesto che compiti hanno nell'oltre. Uno dei principali è questo: aiutare noi che siamo di qua, mandando messaggi, facendoci vedere i cuori, le farfalle, le piume, e fanno di tutto. Siamo noi che siamo un po' durini, perché li vorremmo qui. È certo che li vorremmo qui, non li possiamo più abbracciare con le nostre braccia. E abbracciamo qualcun altro, abbracciamo i nostri cari. Io quando abbraccio i miei figli, gli altri due, ci metto sempre dentro anche lui. Se abbracciate un vostro nipote, ci metto lui. Pensate, l'altra sera, vi racconto questa cosa tenera che mi è venuta in mente ora. Eravamo tutti a tavola, siamo in 10 ora, 4 e 4, io e mio marito 10, e la mia piccolina di 10 anni mi è venuta vicino, mi ha abbracciato e mi ha detto: che bello, nonno, essere tutti insieme. Ma io sono sicura che lo zio Gigi, un pezzettino di Gianluigi, è vicino a ciascuno di noi. E mi ha fatto proprio col dito: pezzettino di Gianluigi è con noi. Quindi vedi, nonna, siamo sempre tutti insieme. Ciao Gaetano, ciao caro. Quant'è che non ti vedo? Quando è che ci vediamo? È nostalgia, sì, del mio Gaetano, del mio figlioccio. E gli voglio proprio bene, Gaetano, una gran persona. E se non ci fosse lui, non saremmo tutti qui. E quindi è merito suo, e ringraziamolo sempre, lui e anche Silvia.
che si dà da fare. Sì, sono quasi le 4, io sapete che sono, sì, è l'orario in cui devo staccare e andare a fare la nonna. E Elga, ti abbraccio anch'io tanto. Io spero di aver letto giusto quello. Barbara Chinello, buon pomeriggio anche a te. Io penso che vi abbia fatto abbiano fatto bene le cose che vi ho letto ora. Non fateli rimanere male i nostri angeli che ci sono vicino. Ditegli sempre grazie di essere qui, grazie di essere qui. Ringraziamo sempre tanto, tanto, tanto. Non dimentichiamo mai di ringraziare anche loro perché loro scendono fino a noi, scendono a livello energetico chiaramente, no? E quindi loro ci danno da fare, si impegnano. Giuseppina, ciao cara. Cuore a cuore, certo, cuore a cuore. Maria Teresa Russo, ciao cara, grazie a te. Dani, grazie a te che mi hai mandato, Dani, questo messaggio che è importantissimo per tutti. Laura, anche io voglio bene a te. Sì, certo. Siete proprio le mie amiche del cuore, anche se non, perché io so tante cose di voi, so le cose più belle. Più importanti e quindi vi conosco più alcune di voi che le mie amiche con le quali magari vado a cena. Mi piace vedervi. Grazie Katia. Oh, Rita, ciao bella. Sì, sempre grazie Gianluigi, i nostri angeli, le nostre guide. Speriamo oggi tutte quante di avere offerto a Dio che Dio sia contento del nostro amore che mandiamo a Lui e ci rimandi un pochino. Ornella Faccini, ciao. Grazie a te di essere stata qui a ascoltare Gianluigi. Grazie a voi ragazze, grazie, grazie, grazie. Vi voglio veramente bene, sono sicura che Gianluigi me ne vuole tanto, non abbiate assolutamente questo dubbio, mai, 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 mai. I nostri Gianluigi, i nostri cari, ci sono sempre con noi. Ora volevo chiudere con un pensiero alla Madonna. Con un pensiero alla Madonna. Grazie a voi, grazie proprio, mi stringo, grazie. Un pensiero alla Madonna. Apriamo le braccia, così, e ripetiamo, Gianluigi, è lui che me l'ha detto, ripetiamo per 5 volte, lo ripetete con me, Maria, ecco l'ancella di Dio che mi culla, che mi abbraccia e che mi sostiene. Maria, ecco l'ancella di Dio che mi culla, che mi abbraccia, che mi sostiene. Maria, ecco l'ancella di Dio che mi culla, che mi abbraccia, che mi sostiene. Maria, ecco l'ancella di Dio che mi culla, che mi abbraccia, che mi sostiene. Maria, ecco l'ancella di Dio che mi cura, che mi culla, che mi abbraccia e che mi sostiene. Grazie Maria, grazie a Dio di tutti gli insegnamenti che ci fai avere attraverso i nostri angeli e le nostre guide. Donato Madaglia. Oh, grazie cara. Oh, mi chiedi l'amicizia donata su Messenger e mi racconti.
Ciao Rosa Caruso, sei sempre nel mio cuore, lo sai. Dopo ti mando un messaggio, Rosa. Sì, che bello. Donato, mi hai incuriosito. Dopo mi dici. Non mi staccherei mai da voi, guarda, tanto, tanto sento la vostra energia, il vostro affetto, bello. Alla prossima, fra 15 giorni. Vi riabbraccio tutte, grazie. E grazie anche ai vostri ragazzi che, e alle vostre persone care che con la scrittura contatto che vengono da me. Sempre un grazie riconoscente anche a loro. Vi voglio bene, mi dispiace schiacciare, ma le mie bimbe mi aspettano.